Ciao a tutti amici! Come avrete capito dai nostri video, abbiamo mangiato in tantissimi ristoranti perché siamo dei mangioni e ci piace scoprire nuove culture e nuovi sapori. Quindi abbiamo deciso di portare un nuovo format. Sarebbe veramente molto interessante provare dei ristoranti in base al loro piatto signature, cioè il loro piatto speciale, possiamo dire. Quindi in ogni video vi porteremo due ristoranti e proveremo i loro piatti più famosi. Così che se volete provare un piatto tipico francese ma non sapete dove trovare la versione migliore, ci pensiamo noi. Andiamo! Il primo ristorante che proveremo si trova a Saint-Germain-des-Prés, ovvero nella Rive Gauche. Per farvi capire, una zona molto cicchettosa qui a Parigi. E si chiama Procope. È un ristorante storico datato 1686, fondato da un siciliano, Procopio. Poi non so perché l'hanno trasformato in Procope, ma va bene. Comunque all'inizio era un caffè e poi successivamente è diventato un ristorante. Il loro menù è molto classico e propongono piatti della tradizione francese. E hanno anche questa piccola finestrella dedicata ai piatti storici. Sono quattro piatti della tradizione francese che non si trovano ovunque, sono anche, diciamo, i loro piatti signature e noi proveremo proprio uno di questi. Ragazzi, siamo arrivati alle Procope, questo ristorante storico datato 1686. Gli interni sono bellissimi, sembra di mangiare dentro una vecchia dimora di qualche ponte, è veramente stupendo. Il ristorante da fuori si presenta molto elegante. Siamo ai primi di novembre e già hanno messo le decorazioni di Natale. Appena si entra c'è questo ingresso con questa scalinata elegante, stile ottocentesco o forse seicentesco appunto. E sono presenti diverse sale dove poter cenare o pranzare, una più bella dell'altra, non stiamo scherzando. Possiamo quasi dire che è decorato stile museo, perché possiamo trovare diversi cimeli storici, l'arredamento, i quadri. E mi raccomando, bisogna prenotare perché se no non trovate posto, o se lo trovate dovete aspettare in fila parecchio tempo. Da bravi cittadini e amici abbiamo deciso di rispettare le tradizioni e quindi abbiamo preso un kir, che in poche parole è un aperitivo francese fatto di vino bianco e crema al cassis. Insieme ci hanno dato anche delle olive da stuzzicare ed è rarissimo perché non lo fanno in Francia. Assaggiamo. È buonissimo. È un vino con un retrogusto di questa cremina che non è fortissima. Molto molto buono. E per iniziare ragazzi abbiamo preso una zuppa di cipolle, che è un classico della cucina francese. Dal nome non sembra un piatto molto invitante, ma fidatevi, in Francia la sanno fare veramente bene, perché all'interno ci inzuppano del pane tostato, in cima troviamo del formaggio gratinato super invitante, cioè ce n'è una valanga. Quindi assaggiamola subito. È un po' troppo filante. Quando si pensa alla cipolla ci si immagina un gusto magari troppo accentuato, invece è dolce, è super saporito. Il formaggio dà una consistenza ancora più buona e un tocco in più alla zuppa, quindi è eccezionale veramente. Sinceramente ragazzi, questo piatto è un capolavoro, è bellissimo. Ho preso un vol-au-vent di volaille, quindi un vol-au-vent di volatile. Non è uno dei piatti signature, però era scritto in grassetto, come se volessero attirare l'attenzione, quindi credo che sia un piatto veramente molto gettonato, è semplicemente bellissimo. Noi quando pensiamo ai vol-au-vent pensiamo a quella specie di pasta sfoglia crostino che solitamente si mangiano durante le feste, ma qui i vol-au-vent sono molto più grandi e solitamente sono farciti con della carne. Questo è fatto a modalità di panino, quindi farcito, e c'è questa salsa che emana un profumo buonissimo, non vedo l'ora di assaggiarlo. Non so come mangiarlo, provo a tagliarlo. Come potete vedere è super croccante. Vedete la farcitura, comunque con questa salsa colante. Assaggiamo subito la salsa. Sembra una riduzione di carne, è veramente molto buona. Io ho spesso problemi con la carne perché non mi piace come la cucinano, ma qui è buonissima, si scioglie in bocca, è tenerissima, c'è questo sapore di salsa, la riduzione con pepe verde che ci sta da Dio, e il vol-au-vent è veramente non troppo croccante, però al punto giusto ci sta, è buonissimo. Io invece ho preso una blanquette de veau, che è un piatto storico della tradizione francese e qui la fanno. Consiste in carne di vitello bollita, poi aggiunta di crema, verdure, e va servita con il riso.
La cosa più particolare è che la carne dovrebbe essere tenerissima perché viene cotta per un lungo tempo, ed è bellissimo perché me l'hanno servito scomposto, quindi dovrò farmi il piatto da solo in poche parole. Come vedete la carne, ragazzi, è morbidissima. Veramente si scioglie in bocca, la carne in pratica esplode in bocca e rilascia tutti i suoi succhi. Diciamo che dall'aspetto non ispira molto. Raga, non sono parole per descriverlo, veramente buono. Abbiamo mangiato tantissimo, amici, e i piatti eccezionali veramente. Penso di aver mangiato la più buona zuppa all'oignon della mia vita, veramente ottima. E io la più buona blanquette non fatta da me. A parte gli scherzi, comunque sì, il ristorante ci sta, ve lo abbiamo già fatto vedere, è molto elegante, molto buono. Vogliamo parlare del conto? Abbiamo speso 77 euro in due, un pochino salato, ma vista la zona Saint-Germain-des-Prés, diciamo che ci può stare come prezzo, capendo che è un ristorante del 1600, forse pagherà anche la storicità. Abbiamo preso anche una zuppa di cipolle e un caffè per vedere se veramente meritava. Potrete spendere semplicemente 25 euro a testa per un piatto principale e una caraffa d'acqua, noi abbiamo fatto anche l'aperitivo. E comunque ora, trovandoci qui in zona Saint-Germain-des-Prés, vogliamo fare un piccolo giretto, quindi vi porteremo con noi. Stavamo passeggiando per Saint-Germain e ci siamo fermati in questa libreria perché ci ha attirato subito la bancarella di libri davanti. Ho comprato un libro di Ducasse, non so se lo conoscete, a metà prezzo, cioè 25 euro invece che 49, quindi un affare. Sì, sono dei bei libri anche da esporre questi comunque. Questo è un quintale, ragazzi. In questo momento stiamo andando alla Samaritan perché è a due passi. È questo centro commerciale di lusso riaperto da un anno e mezzo, due, ed è molto molto bello, è simile a Galleria Lafayette. Ovviamente da bravi sfaticati abbiamo preso le scale mobili per salire in cima. Possiamo dire che questo centro commerciale è abbastanza grande, ha tipo 4 piani pieni di negozi di lusso, e all'ultimo piano ci sono dei ristoranti dove potrete mangiare. Comunque, ragazzi, ci siamo beccati un tramonto bellissimo, vista Tour Eiffel. Siccome ha fatto buio, il ristorante che avevamo scelto oggi era un po' all'aperto e non ben illuminato, diciamo, e quindi ci andremo domani per pranzo. Il secondo ristorante, amici, si trova in Rue Montorgueil e possiamo dire che non passa inosservato. Anche perché noterete subito la grossissima lumaca che si trova proprio sul tendone del ristorante, e dal nome potete capire che fanno specialmente escargot. Però offrono anche tantissimi altri piatti della tradizione francese di pesce e di carne. Ragazzi, il ristorante si presenta molto elegante, ha un ambiente molto fine, sofisticato. Noi ci siamo messi fuori perché c'è un po' più di luce e ovviamente dal nome potete capire che la loro specialità sono le lumache. Infatti hanno diversi tipi di lumache, hanno quelle classiche, hanno quelle al formaggio, quelle al tartufo, ma hanno anche tantissimi piatti della tradizione francese. Noi abbiamo deciso di prendere quelli un po' più gettonati, infatti erano quelli in evidenza, che sono le cosce di rana, il pâte à croûte e ovviamente l'escargot. Cioè, non vedo l'ora di assaggiarli. Gli strumenti della tortura sono tornati. Assaggiamo queste lumache al brie. Arriva la difficoltà nel riuscire a prendere la lumaca. No, non pensare, le abbiamo già mangiate svariate volte, quindi sappiamo che sono buone. Non sappiamo però come sono queste di questo posto. Diciamo che la grandezza, per essere quelle meno costose, sono già grandi. C'è questa salsa al formaggio che è spettacolare. Dovrebbero essere buone anche quelle semplici con prezzemolo e burro. Però qua c'è il prezzemolo, il burro e il formaggio. La consistenza è veramente buona. Non è tipo viscida. Sono semplicemente morbide e saporitissime. Ve le consiglio. Assaggiamo invece la pâte en croûte, che, per chi non lo sapesse, è un macinato di carne. Spesso c'è anche il foie gras all'interno, o l'uovo, come in questo caso c'è del foie gras.
Buono. E poi intorno c'è crosta di pane. Ricorda un po' il sapore delle polpette, solo che c'è l'aggiunta di foie gras e pistacchio. Danno una consistenza in più, croccante, che non è male. Se avete già provato tutti i piatti della tradizione francese, vi consigliamo anche la pâte en croûte. Ragazzi, siamo arrivati al momento che tutti voi stavate aspettando, cioè quello dell'assaggio delle cosce di rana. L'ultima volta che abbiamo mangiato cosce di rana è stato tipo 3 anni fa. L'abbiamo mangiato una volta in un posto squallidissimo e non l'abbiamo più mangiato perché siamo rimasti traumatizzati a quella volta, ma queste sembrano più invitanti di quell'altre. Oddio, mica tanto. Non so se è stata una bella idea, però dobbiamo farlo, cioè dobbiamo farlo per voi. Ragazzi, sa di pollo, molto tenero devo dire, non è per nulla secco, con del prezzemolo. Quindi c'è la stessa salsa con cui farciscono solitamente le escargot, ma sopra delle cosce di rana. Dall'aspetto non è bellissimo perché, ragazzi, cioè guardate, è interamente la parte sotto di una rana, quindi guardandole non sembrano buone. Però al sapore sa di pollo, molto molto buone devo dire. Secondo me dovete provarle almeno una volta, così da poter tornare in Italia e dire a tutti che avete mangiato cosce di rana. Per gli abitanti di Padova invece, cioè, sappiamo che da voi ci sono le feste sulle cosce di rana e sapete già insomma di cosa si tratta. E un dolce tipico che non troverete ovunque è la crêpe Suzette, che sarebbe una crêpe flambata con un liquore alle arance. Sembra buonissima, io non l'ho mai assaggiata, quindi sarà la mia prima volta. Andiamo ad assaggiare, sono curiosissima. Pizzica molto, sa molto di liquore all'arancia, forse un po' troppo per i miei gusti. Manca un qualcosa, tipo ci avrei aggiunto una pallina di gelato per staccare un po'. Comunque molto buona, vi deve piacere l'alcol perché è molto alcolica. Amici, abbiamo mangiato, abbiamo provato, come avete visto, le cosce di rana, le escargot, pâte en croûte. In totale abbiamo speso 62,50 euro, che è un po' caro perché abbiamo preso solamente degli antipasti, infatti quelli erano degli entrée. Senza la crêpe sarebbe stati 45 euro. Tra i due ristoranti possiamo dire forse ho preferito quello di pranzo. Decisamente. Anche il servizio era un po' più elegante e più attento. Questo direi che forse è un po' più turistico rispetto a quello di pranzo. Sì, anche la tipologia di ristorante possiamo dire che l'Escargot Montorgueil si avvicina molto di più a una brasseria, a un servizio tipo trattoria, veloce e turistico. Esatto, però se volete provare delle escargot io ve lo consiglio. Esattamente, sono le migliori che abbiamo mai mangiato, penso. Spero che questo nuovo format vi sia piaciuto, ne arriveranno tantissimi altri e mi raccomando, se vi sta piacendo lasciate un like così che ne porteremo un altro a breve. A 700 like porteremo la parte 2 con altri piatti tipici che deciderete voi sulle nostre storie Instagram che faremo prossimamente. Quindi seguiteci su Instagram per non perdervi le nostre storie in tempo reale. E ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao.